Si riparte da dove avevamo finito. Un ottimo lavoro fatto di 5 anni davvero di lavoro duro, e si riparte con l'entusiasmo di prima, con sempre più l'impegno per la città, per risolvere i problemi che ancora la città, per dare una prospettiva, un futuro alla nostra Grosseto. Progetto importante per Grosseto, che se troviamo le risorse economiche vorrei rivalutare un po' quello che è proprio il centro storico, ma anche tutta la città di Grosseto. Oggi il sindaco veramente presenterà la squadra, ma presenterà anche la prospettiva di questa squadra, che sarà naturalmente tutta concentrata sulle eccellenze del nostro territorio. Siamo pronti a lavorare per questa direzione. Sarà il proseguo di quello che abbiamo fatto fino ad oggi. Io sono scesa in campo proprio per questo motivo, per continuare il lavoro fino ad oggi fatto. Noi abbiamo lasciato, non dico a metà, ma a 2/3 il lavoro sulla raccolta differenziata. Oggi possiamo dire che siamo al 55% e vogliamo arrivare al 65%. Abbiamo iniziato l'educazione ambientale, vogliamo continuarla assolutamente. Abbiamo iniziato il progetto nelle spiagge, e forse sarà una nuova mira di questo assessorato. Diversi, ma la stessa persona, lo stesso entusiasmo e la stessa disponibilità nei confronti dei miei amici e colleghi che andranno a ricoprire le deleghe che prima erano state in capo a me. È sempre, diciamo, sarà un impegno pesante, dato dall'eredità comunque importante. Ci sono dei progetti in itinere che vanno portati a termine, ci saranno delle nuove progettualità, mi immagino, da realizzare, da fare, quindi speriamo di mantenere, diciamo, di stare sulla scorta, diciamo, della precedente amministrazione, quindi realizzando cose per i cittadini, per il futuro, diciamo, delle nuove generazioni. Assolutamente non avrei mai pensato di arrivare fino qua. Per questo ringrazio il sindaco per la nomina, la Lega che ha appoggiato e sostenuto la mia candidatura, la mia famiglia e tutte le persone che con la loro preferenza mi hanno dato la loro fiducia. Beh, è una nomina piuttosto importante, spero di poter lavorare bene in un gruppo già così consolidato come la giunta che ha fatto questi 5 anni, spero di portare avanti dei progetti e di avere la collaborazione di tutto il gruppo lavoro. Vabbè, sicuramente è un onore, perché è stato riconosciuto il mio operato al di fuori di una situazione politica, e quindi mi è stata fatta questa proposta a seguito dei risultati delle elezioni da parte di una Confartigianato. E sono onorata, perché sia il sindaco, che mi conosceva precedentemente, e sia l'ambiente dove ho lavorato fino adesso, e quindi la Confartigianato, dove mi sento particolarmente a casa, mi hanno riconosciuto questi meriti, forse, spero anche di poterli chiamare così, per poter portare avanti un assessorato importante come quello del bilancio. Metterò le mie conoscenze, che siano tante o poche, a disposizione della comunità grossetana, e per me è un onore poterlo fare.